Buongiorno ragazzi, innanzitutto buon Ferragosto a tutti. Beh, oggi vi sono sincero, non... Sì, tra poco sto per uscire, andrò alla Repubblica di San Marino, però giusto per passare un giorno di ferie, che solo quello c'ho, Ferragosto. E andrò alla Repubblica di San Marino, come vi ho detto. Beh, io vi sono sincero. Ci vado, ma col cuore triste. Ci vado col cuore triste pensando a quelle tante famiglie, voglio. Quelle tante famiglie. Rimaste sotto al ponte. Che stavano raggiungendo le loro destinazioni di vacanza. E poi all'improvviso ti crolla la strada sotto ai piedi e ti trovi io non c'ho parole. Io ho visto le immagini di quel ponte già segnalato. E sinceramente, raga, non si può morire così per incompetenza oppure perché la gente si deve arricchire solo perché non si fanno manutenzione, perché poi stanno sempre in mezzo i soldi e perché i soldi se li devono inghiottire. Ma vorrei capire una cosa. Chi ridà di nuovo le famiglie ai familiari di queste vittime? Chi ce li ridà? Chi? Non ci stanno soldi per rimpiazzare un dolore del genere. È morta un'intera famiglia, un'intera famiglia in macchina, Madonna, siete solo delle bestie, siete solo delle bestie. Quel ponte l'hanno fatto vedere varie immagini, ferro scoppiato, rugginito, quel ponte l'hanno. Ma come si fa un ponte del genere a essere agibile? Un ponte che attraversa un lago, un fiume. Ma come si fa? Come si fa a dare agibilità a un ponte del genere? Questo è vergognoso, sta cosa. Questo è vergognoso. Ma prendete subito i responsabili di questa catastrofe. Prendeteli subito e buttate le chiavi. O buttate le chiavi o buttate la mare in un fiume, quello là dove è crollato il ponte. Ma come si fa a morire così? Mannaggia, ma cosa sta succedendo? Poi pure ieri il terremoto a Napoli. L'epicentro tra Abruzzo e Molise. E si è avvertito anche a Napoli. Qua non... Per fortuna, visto che c'è in Italia, è più una zona sismica, ogni tanto la terra mi balla pure a me sotto i piedi. Ma ormai ci ho fatto il callo e quindi... Ma che sta succedendo? Maronna mia, povera gente, che Dio le prenda in gloria. Ma i responsabili no, i responsabili non devono morire. Ma da oggi, fino ai giorni della loro vita, voglio non trova pace. Non devono trovare pace, si devono portare uno ad uno tutti morti sulla coscienza. Io non ho voluto vedere il bilancio dei morti, dei feriti, eccetera, ma sinceramente, non, perché... È straziante. Madonna, raga, io ve l'ho detto, mo fra poco scendo, andrò a San Marino a fare un giro con la mia famiglia, mio cognato, però col cuore
dolorante, col cuore dolorante, perché non si può morire così. È come ripeto, è come ho detto, loro devono vivere, questi responsabili, sì, perché ogni giorno che passa, fino ai giorni della loro vita, perché devono stare bene, nel senso, devono vivere fino a 100 anni. Fino a 100 anni, perché ogni giorno devono soffrire. Questa è la peggior tortura di chi, con la speranza e con la gioia di fare una vacanza dopo un anno di lavoro, un meritato anno di lavoro, si è trovato morto in pochi secondi. Che vergogna, lo Stato fa schifo per arricchirsi ai danni della povera gente. Ecco, questi sono i risultati. È incredibile, una cosa del genere. Ma come si fa ad avere agibilità un ponte così schifoso? Che poi sono state fatte pure segnalazioni. Porca miseria. No, io non ho parole. Come non ho parole pure. C'era un post su Facebook. Madonna, ma che Dio li perdoni, veramente. Ma come si fa a scrivere? Il ponte aveva 50 anni. Il ponte. Spero, questo posto dicevi, il ponte aveva 50 anni. Spero che questo. I morti sono tutti terroni. Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? Come? Che Dio li prenda in gloria. Stavano andando alla fine del mondo, voglio. Stavano andando alla fine del mondo, questi alla fine del mondo, non è che noi vorremmo suicidarmi. E viene che si spegne la luce, che sia fine del mondo. Crolli di ponte a Bologna, il camion del GPL, che è terremoti di qua, terremoti di là. E voi pure un coppa a Facebook, gente sporca, pensate di scrivere tutti questi stronzoli. Beh, io. Povera gente, povera gente. Ci vogliono un bacio. Un bacio e pensiamo alle cattiverie che si fanno. Perché io oggi ci stanno. Ma di mano no. Ci voglio. Buona giornata e buon Ferragosto a tutti.